Andrea Morini, l'avevamo promesso e finalmente l'abbiamo qui con noi, il presidente della Wixo LPR Piacenza, Guido Molinaroli. Buona domenica, presidente. Buona domenica a voi. Ciao Guido, grazie per essere al nostro microfono. Senti, è la tua 17ª stagione al timone dei Volley Piacentino, veramente tanta storia. È passato, sono passati tanti anni, quasi si parla con la velocità dello sport di adesso di ere che sono passate. Ecco, che sensazioni hai di questa stagione che inizierà a metà ottobre della tua squadra? Di grande stanchezza personale ancora prima di partire, ecco, questa è la prima sensazione. Di solito non è un bel segno questo, No, direi di no, però sai, 17 anni in una prima serie, penso che fra pallavolo, basket, rugby e calcio in Serie A, non so se ci siamo in 10 con un periodo di militanza così lungo alla presidenza. Secondo me anche meno, infatti, da questo punto di vista. Quindi il prossimo anno fai la maturità con i 18 anni. Sì, ecco giusto, farò la maturità e quando uno in teoria fa la maturità dovrebbe essere più maturo e pensare a quello che sta facendo. Senti, a proposito di questa faccenda e di problematiche che hai avuto, cominciamo dal problema del Palabanca, che mi sembra di capire che si è solo spostato per adesso, giusto? Sai, oggi fare dei progetti a grandi e lunghe scadenze, come molti anni fa, è molto difficile. No? Molte volte anche nei rapporti con i comuni, non sono sempre facili, anche se sono stati buoni negli ultimi anni. Io, come dicevi te, ci sono da 17 anni, però in questi 17 anni sono cambiate giunte, amministrazioni, è cambiato un po' di tutti il referente, quindi il comune denominatore di chi non ha mai mollato siamo noi. È una squadra molto nuova quella che hai, è confermato l'allenatore, però è il primo anno senza Zlatanov, che è un po' un marchio di fabbrica di questa squadra negli ultimi anni, sia a livello di giocatore che a livello anche di personaggio rappresentativo. Cosa dici? Può cambiare qualcosa? Si può sentire la mancanza? È chiaro che era un passaggio necessario, ma può cambiare qualcosa all'interno del gruppo? Ma questo non si sa mai, no? Speri sempre che paradossalmente porti effetti ulteriormente positivi e di stimolo, no? Anche se Zlatan per 14 anni ha fatto il vero capitano, la chioccia e tutto, e quindi può darsi che qualcun altro si senta magari un po' più importante, di anche un po' più di impegno e anche un po' più di responsabilità. Hai definito nelle interviste che hai fatto nell'ultimo periodo la tua squadra di questa stagione più equilibrata. Ecco, per uno come te, che è comunque un uomo capace di improvvisazione, di idee dal giorno, dall'oggi al domani, ecco, questo concetto di equilibrato non è che è un po' troppo diverso dal tuo modo di essere? No, dicevo che è più equilibrata, non in confronto al presidente, che direi che in maniera tangibile è abbastanza squilibrato. Diciamo che è più coperta nei reparti. L'anno scorso eravamo molto bravi nella figura dell'opposto per Hernandez, eravamo un pochettino più scoperti negli altri ruoli, quindi era molto sbilanciato in quel senso. Quest'anno abbiamo puntato su un palleggiatore che penso che sia molto più valido di quello l'anno scorso, e poi abbiamo sostituito alcune figure inserendo Ivan Cody, che sarà la sorpresa spero di quest'anno, e l'israeliano, che quando in generale senti il pubblico di Piacenza dice ma un israeliano non che meglio queste boppe, un israeliano che gioca a pallavolo, però noi pensiamo di aver fatto una bella scoperta, un investimento interessante. Ecco, ti stavo chiedendo quale pensavi fossi o potesse essere la sorpresa da parte dei tuoi giocatori di questa stagione. Secondo me hai già risposto, l'israeliano. Sì, l'israeliano e Cody, il camerunense, perché è un ragazzo bravo, forte, molto giovane, di 2,17 m, di cultura anche elevata, perché
si è laureato da poco in medicina, quindi diciamo c'è tutte le caratteristiche. È chiaro che ogni tanto noi qualche giocatore dobbiamo scoprirlo, per gli altri è una scommessa totale, per noi è una scommessa che speriamo sia vincente. Per il pubblico piacentino non sapevano neanche chi fosse all'epoca Simona, oppure non giudicavano neanche bene Vittori, perché dicevano che veniva fuori dalle nostre giovanili, quindi uno che viene fuori dalle nostre giovanili non può essere bravo. Ecco Presidente, fare pronostici è sempre difficile anche alla luce di queste scommesse, ma così a bocce ferme, quale può essere l'obiettivo di Piacenza in questa stagione? Ma guarda, l'obiettivo minimo è quello di arrivare nelle prime otto e poi farsi i playoff e sperare di avere un colpo di bravura di culo, perché ci vogliono tutte e due, sennò non c'è mai nessuno, lo ripeto sempre, bravo e sfortunato che ha vinto qualcosa. Dovessi proiettare questa squadra rispetto all'anno scorso, direi che avremmo ancora fatto meglio dell'anno scorso. Il problema è che nel medio-basso due squadre sono veramente interessanti e forti, in particolar modo Vibo Valencia e Milano, che l'anno scorso non erano considerate da nessuno, invece quest'anno sono veramente forti. Va bene, allora, visto che serve la fortuna, noi facciamo un grosso in bocca al lupo ovviamente alla Wixo LPR Piacenza, Presidente. Ok, grazie, io vi prendo sempre gli auguri. Grazie Guido, buon diciottesimo.